Ed eccoci a parlare ancora di calcio anni 80, abbiamo con grande piacere in linea un grande portiere di quell'epoca, il grande portiere del Catania, della Serie A dei primi anni 80, Roberto Sorrentino. Ciao Roberto! Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno! Allora, subito una domanda di attualità, perché insomma in questi giorni si è parlato tanto di tuo figlio Stefano, l'ex portiere di Chievo e Palermo, che viene a giocare con te in seconda categoria nel Cervo. Insomma, una notizia che ha fatto tanto, tanto parlare, una notizia simpatica, no? Sì, allora, intanto sia lui che io, insomma, vista la forte amicizia con il nostro presidente Denis Muka, l'abbiamo fatta così per divertirci, il campionato ce lo permette, e poi io dico che chi c'è il gusto di divertirsi e di insegnare anche, di trasmettere qualche emozione, qualche esperienza da noi vissuta calcisticamente, essendo stati più fortunati di tanti altri ragazzi, direi che è una bella cosa. Il nostro presidente non ci obbliga a niente, non ci chiede niente, ci permette di essere una società serissima. Sembriamo di veramente di 4-5 categorie superiori, e quindi il gusto di divertirsi, dico, finché c'è il gusto di divertirsi e di poter trasmettere qualcosa di positivo è sempre bello. Ecco, parliamo invece un po' di te, perché noi amanti del calcio anni 80 abbiamo grandi ricordi, ci ricordiamo questo portiere con i baffi, la maglia di fuori, insomma, che era il capitano. Un portiere con i baffi degli 80, così mi fai sentire ancora più vecchio, insomma. È vero, perché purtroppo lo siamo, però come ti dicevo prima, l'essenziale è avere la voglia ancora di divertirsi, e quindi credo che sia importante continuare provare ad insegnare qualcosina a questi giovani. Allora, nell'82-83 il Catania vinse gli spareggi con Cremonese e arrivò in Serie A, e il capitano era un certo Roberto Sorrentino. Beh sì, allora, io ho avuto la fortuna a Catania di andare in C e quindi vincere subito il campionato dalla C alla B. Poi siamo stati, mi pare, 3 anni in B, e poi con l'arrivo di Gianni Di Marzio abbiamo vinto il campionato di B. Siamo andati in A, dove quell'anno partecipava il Milan e l'Atri, che vinsero di prepotenza, e noi chiaramente che eravamo la sorpresa, però non eravamo molto probabilmente attrezzati proprio per puntare decisamente a una vittoria, ci provavamo a fare gli spareggi come Cremonese, come nome in quel periodo erano importanti. Forse la nostra forza fu che in 40 partite, perché consideriamo pure le due degli spareggi, subimmo 17 gol, 18 gol, quindi anche facendone poco, perché eravamo un'attacco, eravamo Cantarutti e Crealesi, però diciamo che superarono doppia cifra come gol, però non avevamo in bombe d'eccellenza da 20-25 gol, e tutti dissero che la forza fu proprio la compattezza della difesa del Catania, che insomma in 40 partite subire meno di 20 gol fu un traguardo importante e ci permise di raggiungere poi questo benedetto traguardo, che erano 17 anni, 18 anni che il Catania non assaporava la gioia di ritornare in A. Ecco, l'anno dopo arrivaste in A, se non ricordo male, le figurine panini erano quelle di Pedrinho e Luvanor, giusto, i due stranieri? Beh sì, forse nulla togliere a Pedrinho e Luvanor o a chi arrivò in Serie A. Eravamo più forti, io lo dico adesso con un po' di esperienza, che sono 28 anni che alleno, eravamo più forti in B che in A. Al di là che non avevamo in quel momento anche uno stadio adeguato dove poter fare calcio di un certo livello, però in B eravamo una squadra compatta, una squadra che creata per la categoria, e in A purtroppo sbagliando qualche acquisto, non facendo quella categoria da tanti anni, sicuramente abbiamo pagato l'inesperienza e poi anche un po' di sfortuna, perché mi ricordo che dopo un po' di partite si ruppe Claudio Ranieri, si ruppe Mastalli, si ruppe Mossi, e quindi sorreggere una società, una squadra solo su Sorrentino, Cantarutti e Crealesi in Serie A insomma era un po' difficile, insomma già facevamo fatica se tutti gli 11 eravamo a posto, invece rimanemmo forse 3 giocatori, però in 3 si faceva fatica. Insomma. Ecco, tu hai nominato Claudio Ranieri, hai giocato con Claudio Ranieri, già si capiva a quel tempo che sarebbe stato poi un grande allenatore, eh?
Ma sì, Claudio era già un allenatore in campo, Claudio era un tipo al di là di tutti i seri calciatori, ma lui ancora di più, un martello pneumatico, venne con noi con entusiasmo, un giocatore che già navigato, già con esperienza, ma fu un traino di correttezza, di sicurezza, di esperienza che trasmise a noi giocatori che avevamo sempre lottato per la permanenza in B oppure per la vittoria in C, come l'avevo detto gli anni prima, e fu sicuramente un colpo importante. Poi lui conosceva già molto bene Gianni Di Marzio e quindi diciamo che era già il nostro allenatore in campo. Ecco, una domanda sul presidente. Sorrentino già era allenatore in campo, tanto è vero, poi dopo insomma sono 28 anni che alleno. Certo, certo. Una domanda sul presidente te la devo fare, perché insomma in quell'epoca era stata un'epoca di grandi presidenti che ci ricordiamo, i vari Costantino Rozzi, i Sibilia, insomma gli Anconetani e il grande Massimino. Credo che parlare di Massimino ci vorrebbe un fiume, perché io credo che Burbero, chiamiamolo come vogliamo, il buon Angelo, che io chiamavo zio Angelo, e lui mi prendeva in giro da buon siciliano, insomma, chiamandomi napoletano spacchiuso, no? Però devo dire che quando io arrivai a Catania tutti mi avvisavano, stai attento, arrivi là, Massimino è un furgone, Massimino di qua, Massimino di là. Io ti dico, dopo già il secondo anno mi fece fare il capitano, ho avuto un rapporto sempre splendido, sarei dovuto essere l'allenatore del Catania l'anno successivo della sua morte, perché io allenavo il C2 a Fasano, ci fu un purpallè che ci saremmo risentiti l'anno dopo, perché Mario Russo, l'attuale allenatore, aveva deciso di abbandonare il Catania e propose, fece il nome a mio Massimino, dicendogli è un tuo pupillo, sta facendo delle ottime cose, e quindi ci fu un purpallè. Purtroppo quell'anno lì, proprio prima della gara contro il Fasano, ci fu il tragico incidente sull'autostrada dove perì il presidente, e lì saltò tutto. Quindi l'ho sfiorato il Catania come allenatore, l'ho sfiorato ancora tante volte, però purtroppo in 35 anni mai nessuno, è una cosa strana perché poi tutti prima o poi ritornano nella società dove hanno fatto qualcosa di buono, ma in 35 anni purtroppo questa benedetta telefonata non è mai arrivata per un ritorno come dirigente, come allenatore, come team manager. Trovami tu il ruolo che vuoi, però l'amarezza e il rimpianto è proprio quello che uno che ancora adesso, dopo 35 anni, gira per Catania, si rincorrono ragazzi di 18 anni che non erano nati perché Catania ancora parla di Sorrentino, e mai una volta che qualcuno si è ricordato di riportarlo a Catania. Ecco, quanto mancano presidenti come Massimino nel calcio di oggi? Perché erano dei bei personaggi, quelli. Anche lui, Lotti, ma lo stesso dell'Avellino, che adesso mi sfugge il nome. Sibilia. Chiamiamole così, però di una bontà, sembravano burberi, sembravano dei furboni, lasciami passare il termine, però erano presidenti che guai chi gli toccasse i propri giocatori, chi gli toccava il loro giocattolo, e quindi era un calcio differente. Adesso tu mi insegni che il calcio è totalmente cambiato, ci sono interessi che vanno oltre alle situazioni di acquisti, cessioni, vendite di giocatori, ci sono uffici marketing che dirigono società, direttori generali che non hanno mai giocato a calcio, che fanno i direttori generali perché in pratica è improntato tutto su una questione di ricavi, di sponsorizzazioni, con le emittenti private si è fatto un bel lavoro, quindi delle dinamiche totalmente cambiate, che è bello anche così, perché è giusto evolversi, è giusto avere delle novità continue. Ecco, Roberto, io sono legato a un calcio passato, diciamo così, come ricordi. Un'ultima domanda: hai giocato sicuramente contro Platini, Boniek, insomma gente importante, nella Sampdoria di quell'epoca c'era Mancini alle prime armi, no? Ma sì, c'era Mancini, c'era Riante, ma ho giocato anche contro Maradona, ho giocato anche contro Zico, contro Rummenigge, contro il centravanti dell'Inter che adesso mi sfugge il nome, bravo, l'argentino, quindi devo dire che contro Edigno, il difensore centrale dell'Udinese, che insomma calzava le punizioni a 180 km/h, quindi devo dire che ho giocato
giocato contro Baggio, ho avuto il piacere di fissarsi insieme alla Juve per 5 anni. Quindi devo dire che in tutto questo le mie piccole soddisfazioni me ne sono prese, ho fatto il mio dovere, chiaramente commettendo, come è giusto che sia, degli errori, però credo che le gratificazioni siano maggiori degli errori che ho commesso, quindi va bene così. Grazie Roberto, sei stato molto gentile, in bocca al lupo per il tuo futuro allenatore. Grazie, grazie a te. Grazie, ciao.